Cosa vuol dire area di ricerca clinica? Vuol dire che in quell'area opereranno e già ci operano data manager, personale specializzato nella gestione degli studi clinici con i nuovi farmaci, infermieri di ricerca. Noi abbiamo in oncologia 4 infermieri di ricerca. Abbiamo deciso di allargare la possibilità di fare ricerca clinica a tutto l'ospedale, a tutti i reparti dell'ospedale, perché alcuni reparti che pure hanno le capacità e le motivazioni per fare ricerca clinica non sono attrezzati per farlo e in questi anni non hanno potuto partecipare a studi internazionali. Quindi l'oncologia e pochi altri reparti, pochissimi, fanno ricerca clinica, fanno una buona o grossa parte di ricerca clinica. Questo ha molti vantaggi per i malati. Quando si va in un centro di riferimento, in un istituto, molto spesso si è inseriti in programmi di ricerca clinica, perché è che i trattamenti che vengono fatti all'interno dei protocolli di ricerca clinica sono trattamenti innovativi, sono farmaci nuovi che si spera funzionino meglio di quelli esistenti, quindi uno riceve un farmaco innovativo. C'è una maggiore attenzione alla persona, perché un malato inserito in un protocollo di ricerca clinica è molto più seguito perché è richiesto proprio così dal protocollo di ricerca, non per una discriminazione, ma sono richieste delle tappe molto, molto, molto attente a tutti gli effetti collaterali, alla terapia, all'efficacia. Protocolli di ricerca clinica analoga a quelli che hanno i migliori centri italiani e internazionali, perché gli studi clinici partono contemporaneamente o quasi contemporaneamente in tutto il mondo. E se uno partecipa a uno studio clinico internazionale registrativo, vuol dire che quel paziente è trattato da noi così come è trattato al Memorial Sloan Kettering di New York, tanto per dire, oppure all'Istituto di Tumori di Milano. E questo implica che il personale che agisce a Cremona sia capace di agire nell'ambito della ricerca allo stesso modo. Mi scuso se mi dilungo su questo, ma l'importanza della ricerca è fondamentale che venga capita dai cittadini, perché non è un modo per usare i pazienti come cavie, come in passato si riteneva, ma è appunto questo modo che io ho detto, che ho cercato di spiegare. E l'ho cercato di spiegare anche perché vorrei incoraggiare le associazioni e tutti i cittadini a darci una mano, a fare in modo che nell'ospedale di Cremona, che è l'unico ospedale, diciamo, nel circondario degli ospedali vicini che fa ricerca clinica, tra Mantova, Cremona, Lodi, nessun altro fa ricerca clinica, Crema, eccetera. E quindi noi, facendo ricerca clinica, possiamo diventare un hub di raccolta di pazienti, come già lo siamo in parte, che vengono da fuori, quindi dare ai cittadini di Cremona un servizio sempre più attento.